Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi partiamo con il primo video sulle disequazioni di secondo grado. Vi mostrerò il famoso metodo della parabola che sicuramente in classe la prof vi avrà fatto vedere e vi mostrerò anche un mio metodo, che è un metodo un pochino più veloce e nel tempo ho visto che è stato particolarmente apprezzato dagli studenti. Innanzitutto, piccola premessa, per poter svolgere bene le disequazioni di secondo grado dovete saper svolgere prima di tutto le equazioni di secondo grado. Quindi, se non ve le ricordate bene, fermate qui il video, andate a vedere la mia playlist sulle equazioni di secondo grado e poi tornate qui. Vedrete che mi ringrazierete. Allora, partiamo con le disequazioni di secondo grado con il delta maggiore di 0, in modo tale da concentrarci prima di tutto su questa tipologia di esercizi. La primissima cosa da fare quando ho una disequazione di secondo grado è risolvere l'equazione associata. Quindi, riscrivo questa e invece di minore di 0 scrivo uguale a 0. Ecco perché vi dicevo prima di tutto di ripassare bene le equazioni di secondo grado. Questa, se avete appena ripassato la mia playlist, sapete che è un'equazione spuria. Quindi dobbiamo raccogliere a fattor comune la x. Così facendo qua rimane 3x e qua 1. Le soluzioni si trovano facendo i rami, ponendo quindi uguale a 0 i due fattori che ho trovato. La prima è già fatta, la seconda porto meno 1 al secondo membro cambiando di segno e poi divido per 3. Le due soluzioni sono queste, 0, 1 terzo. Adesso andiamo a fare il metodo della parabola. Quindi devo andare a disegnare sulla retta questi due punti. Poi devo andare a vedere il coefficiente del termine x alla seconda. È 3, siccome è positivo, devo fare una parabola felice. Quindi ricordatevi questa cosa, coefficiente positivo, parabola felice, coefficiente negativo, parabola triste. Quindi a seconda del segno di A, cioè il coefficiente del termine x alla seconda, qua vi ho messo l'equazione in lettere così come immagino avrete fatto a lezione, e quindi da noi positivo devo fare una parabola felice, così. Quindi due cose, prima di tutto devo disegnare due punti nella retta, seconda cosa devo fare la parabola felice o triste, ultima cosa andiamo a vedere il verso. Siccome era minore volevo le soluzioni con il meno, dovete pensare che questa retta divide il piano del più, qua per voi è tutto più, dal piano del meno. Siccome io voglio minore vuol dire che devo prendere il piano del meno, cioè vuol dire che devo prendere questo ramo di parabola qua. Questo ramo corrisponde a questo pezzetto di retta, motivo per cui la soluzione si scrive x compreso tra questi due numeri. Se invece qua c'era maggiore dovevo prendere la parabola col più e quindi cancellavo questo pezzo e prendevo questi due rami. Questi due rami corrispondevano a questo pezzo di retta e quest'altro, quindi la soluzione sarebbe stata l'altro intervallo di valori, ok? Questo è il metodo della parabola. Come vi dicevo, io ho il mio metodo che si chiama DICE, che è un acronimo che sta per discordi, devo prendere i valori interni, concordi, devo prendere i valori esterni. Dobbiamo andare a vedere la disequazione di partenza e devo andare a prendere il coefficiente di x alla seconda e il verso. Dopodiché mi chiedo, sono concordi o discordi? 3 è positivo, minore è negativo, quindi più e meno sono segni discordi e questo mi dice che devo andare a prendere i valori interni. Quindi le mie due soluzioni erano 0 e 1 terzo, quindi se le disegno nella retta sono queste. Mi basta disegnare solo la retta, non mi interessa disegnare la parabola perché io so che essendo discordi devo prendere i valori interni, ovvero questo intervallo qui. E guarda caso, grazie al DICE, mi viene esattamente la stessa soluzione che mi è venuta utilizzando il metodo della parabola, ok? Facciamo come sempre un altro esercizio. Ho di nuovo una disequazione di secondo grado, abbiamo detto che la primissima cosa da fare è scrivere l'equazione associata, quindi ricopio tutto e uguaglio a 0. Questa è un'equazione di secondo grado completa, quindi per risolverla devo usare la formula risolutiva. Però prima di tutto facciamo l'MCM in modo tale da avere conti più semplici e non avere questi denominatori che mi danno fastidio. L'MCM tra 4 e 2 è 4 e quindi viene x alla seconda, 4 diviso 2 è 2, quindi viene meno 2x, 4 per 2
meno 8, perché qua il denominatore è 1 e quindi devo moltiplicare l'MCM tutto per il mio numeratore. Applichiamo la formula risolutiva. Siccome qui il coefficiente è pari, usiamo la formula ridotta, così i calcoli sono più semplici. Quindi meno b mezzi meno 2 fratto 2 viene 1, più o meno la radice di b mezzi alla seconda, quindi 1, meno ac, 8 per 1 fa meno 8, con il meno della formula più 8. Tutto fratto a, ma a vale 1, quindi non scriviamo niente. Ora, 1 più 8 fa 9, la radice fa 3. Siccome il delta è positivo, come prima abbiamo ottenuto due soluzioni, una volta con il più e una volta col meno. Ora, andiamo a utilizzare due metodi. Prima di tutto il metodo della parabola, quindi disegno questi due valori nella retta. Poi devo andare a disegnare la parabola e quindi vado a vedere il coefficiente di x alla seconda. Un quarto è positivo, quindi anche in questo caso la parabola è felice. Così. Dopodiché andiamo a vedere il verso. Qua era maggiore o uguale, questo vuol dire che dovevo prendere il piano del più. Quindi, se cancello con le dita il piano del meno, il piano del più mi è dato da questi rami qua, che corrispondono a questo pezzo di retta. Quindi la soluzione si scrive x minore di meno 2 oppure x maggiore di 4. Siccome avevo anche l'uguale, devo andare a mettere l'uguale anche qua. E questa è la soluzione con il metodo della parabola. Andiamo a usare il metodo del dice. Quindi disegno una retta e vado a indicare i due valori che ho trovato. Vado a vedere il coefficiente di x alla seconda con il verso della disuguaglianza. Lui assegno più, lui assegno più, più e più sono concordi, quindi il dice mi dice discordi interni concordi esterni, quindi devo prendere queste soluzioni esterne qua. E come potete vedere abbiamo ottenuto anche con questo metodo la soluzione di prima. Quindi, ricapitolando, metodo della parabola: quando ho sempre due soluzioni vado a disegnare le due soluzioni nella retta, dopodiché faccio la parabola che deve essere felice se il coefficiente di x alla seconda è positivo, triste, quindi verso il basso, se il coefficiente di x alla seconda è negativo. Dopodiché dovete ricordarvi sempre che il piano sopra è il piano del più e il piano sotto è il piano del meno, ok? E quindi andate a vedere il verso. Era più, allora devo prendere il piano del più, cioè i rami della parabola che stanno sopra. Se c'era minore, devo prendere allora il segno meno, cioè il pezzo di parabola che sta sotto. E poi andavate a scrivere la vostra soluzione. Ora passo la palla a te. Dopo aver visto attentamente come si svolgono gli esercizi, mettiti alla prova, allenati e scoprirai che bastano pochi minuti per raggiungere risultati sorprendenti. È tutto chiaro? Se sì, io sono contentissima per te, anche perché hai visto che bastano pochi minuti per capire bene come si svolgono tutti i tipi di esercizi. Se invece c'è ancora qualcosa che non è chiaro, ricordati che questo video lo puoi vedere tutte le volte che vuoi. Puoi mandare indietro, mettere pausa e rivedere attentamente tutti i passaggi per diventare anche tu il numero uno in matematica. Perché? Perché se non sei ancora bravo in matematica è perché ancora nessuno te lo ha insegnato.